Dovedì, 9 febbraio, 22 minuti in diretta su Forza Pescara TV Buonasera, benvenuti, nuovo appuntamento con Studio Web o come voleva chiamarlo qualcuno di noi, Studio Snow visto che la neve circonda Pescara, un po' ce n'è ancora, più che altro ghiaccio e un'allerta meteo è alle porte quindi puntata all'insegna dell'incertezza totale per quanto riguarda il prossimo incontro eh, del Pescara, che dovrebbe tenersi all'Adriatico Cornacchia sabato pomeriggio, tra Pescara e Juve Stabia, parleremo eh, soprattutto di questo anche perché domani eh, in mattinata eh, si riunirà proprio allo stadio Adriatico. Se le notizie che ci sono arrivate sono eh, corrette, mm, la commissione che dovrà decidere eh, se giocare o rimandare anche pescara juve Stabia dopo Pescara Regina. Però una cosa che ci fa piacere è che praticamente eh, sembra passato un secolo dall'ultima volta che abbiamo visto giocare in casa il Pescara, ma guardiamo la classifica, siamo sempre lì. E la cosa ci piace. Prologo brevissimo questa sera perché ehm, abbiamo, vogliamo dare spazio soprattutto ai vostri commenti, alle vostre sensazioni, eh, a, a quello che voi eh, sperate riguardo questi rinvii, soprattutto con le concomitanze dell'Under-21, insomma tante cose. Lo facciamo, come di consueto, questa sera ritorna DJ Angelo con noi. <ride> DJ Angelo, poi ti faccio vedere perché. Ah? Eh? Sì, vabbè. ce l'hai subito al CEO? Eh, no? No, vabbè. Qualche... DJ Angelo torna con noi, donato Gian Pietro. E... Buonasera. Buonasera. Luciano Rapa. Buonasera. E parleremo di questo e di tante, di tante altre cose poi abbiamo in studio, in versione pubblica, i nostri amici di NutriFM Pescara la pagina Facebook riappropriata che per alcuni giorni era stata un po' piratata e nella seconda parte del nostro appuntamento web eh, conosceremo ritroveremo sia Daniele eh, ma c'è anche un altro amministratore che è Marco, giusto? Marco Bruni da che partiamo? Chi è? c'è anche un'altra persona Ah, Tontodonati che è stato stile Polo Nord, ah, anche mi riferivo a Paolo, però vabbè. C'è un Mancinelli ormai imborghesito totalmente perché io me lo ricordo. Posso dire quest'aneddoto? Dai. da dove tornavamo? Da Benevento, Sì. da Benevento me lo ricordo vestito in un modo osceno, sembra che si se era buttato dal. Eh, dentro l'armadio le prime cose che gli erano capitate eh, se ne era messa addosso è un autogrill scese con tanti ultrastorici eh, del pescato poi si è borghesito adesso lavora in banca viene in tribuna vabbè, brutta fine ah, capito Morettino Morettino dal nick andiamo avanti cioè, iniziamo a parlare da sì, che partiamo si che gioca, faccia, non si gioca. Facciamo finta che giochiamo e facciamo una trasmissione sulla, sulla prossima partita. Oppure possiamo anche raccontare, eh, che ne so, quello che, parlare che è successo del prossimo, anche del settimana. prossimo avversario che era Juventus. Stable. e comunque dovremmo prima o poi incontrare. Che se non sbaglio, sì. credo che tu convenga con me sul fatto che è stata l'unica squadra che ci ha messo seriamente in difficoltà, sì, distruggendo è... completamente il gioco di Zeman. Sì, era tutto un altro Pescara Beh, certo. quello lì, era un Pescara abbastanza rimaneggiato, era un Pescara che aveva dei problemi specialmente in difesa, però concordo con te sul fatto che la Juve Stabia sia stata forse insieme al Varese la squadra che ha messo più in difficoltà di nucleare. il Pescara. 45 centimetri di neve dopo questa affermazione. È d'accordo con me. Qualche volta dici qualcosa di sensato a livello calcistico. Quindi, poi sbagliando qualche volta ormai, ci alzecchi. Poi facciamo raccontare un po'. Luciano, quello che è stato questo inizio di settimana. Anzi, forse anche. La, la fine della scorsa, il rinvio con la, della partita con la regina, è, è probabile a questo punto se le eh, condizioni meteo dovessero essere confermate, eh, è probabile imminente rinvio. Eh, due partite di seguito, Pescara, non, credo, cioè, boh, non me lo ricordo, forse non, non credo che ci sia mai stato un doppio rinvio nel 1956 forse 86 87 quando... vabbè Pescara-Cagliari ma poi no, ma anche consecutive... una a Bologna se non sbaglio eh, con ma consecutiva eh. no e poi qui non credo no, io partirei invece nel dire che non sono concorde con Luca Teseo perché secondo me la Juve Stabia ci mise in crisi all'andata ma per colpa principalmente del Pescara dell'approccio mentale del Pescara molto superficiale e la maggiore fama Fame eh, di punti della Juve all'epoca e non per questioni tattiche, secondo me. Detto questo, vabbè, ma... però ci sono pure gli avversari. Braglia non è tra gli allenatori che mi stanno più simpatici. Eh... Però, Poi storicamente insomma, abbastanza, bella, vabbè, è abbastanza indigesto a Pescara, in, appare ben messo in campo una bella squadra. Vai. Sì, però io sono convinto che se non ci fosse stato quell'approccio abbastanza soft a livello mentale del Pescara, che comunque era andato in vantaggio, comunque aveva raddrizzato la partita e quant'altro, eh, si usciva da Castellammare con eh, ben altro risultato. Ripeto, più che tatticamente, secondo me la differenza l'hanno fatta le motivazioni e proprio l'approccio. Comunque, detto questo, a quanto chiede Donato, credo che se non è record, un doppio rinvio qualora ci fosse, non solo per Pescara, ma dico in generale: potrebbe essere veramente un record, e se non è record, poco ci manca. Due rinvii consecutivi eh, in una stessa città, a memoria, non me ne ricordo. Le ultime sono queste: domani mattina eh, ci sarà la riunione del gruppo operativo di sicurezza. Il, L'oramai conosciutissimo gosse che, che in realtà si, ri, si riunisce in ogni, ogni settimana il giorno antecedente alla partita per valutare le condizioni di ordine pubblico di tutte le partite. Solo che adesso chiaramente è salita alla ribalta eh, ed è diventato tra virgolette famoso a partire dalla partita eh, scorsa con la regina che poi. La delibera del prefetto ha ehm, determinato il rinvio per ovvi motivi eh, legati alla neve. Quindi domani mattina ci sarà questo, questa riunione eh, nella quale si prenderanno le decisioni perché la delibera del, eh, del sindaco Mascia, eh, che tanto clamore ha suscitato e, e, e tante polemiche, ha chiuso tutti gli impianti sportivi eh, cittadini, però. In una successiva dichiarazione del sindaco, eh, il sindaco stesso ha detto che eh, comunque una de era una delibera revocabile e la decisione o meno spetta al prefetto e la comunicazione del rinvio poi viene fatta ufficialmente dalla Lega. Detto questo, si aprono abbastanza, eh, scenari abbastanza diversi. Innanzitutto, la riunione è domani mattina e l'apice della tormenta. Prevista dai siti meteo dovrebbe partire bene, domani pomeriggio. Eh. L'apice della tormenta, me lo devo annotare bene, e soprattutto fanno il buon uso. Luca, <ride> eh, dovrebbe partire domani pomeriggio e, e sabato mattina, il che potrebbe anche palesare questo scenario. Non credo, però, potrebbe esserci via libera domani mattina, qualora le condizioni meteo lo consentissero, e soprattutto le condizioni di ordine pubblico sugli spalti puliti e quant'altro, eh, farebbero propendere per il SIA sì la partita, che poi domani pomeriggio, domani notte e sabato mattina ci sia talmente tanta neve che comunque ci sarebbe lo stesso il rinvio. In questo caso eh, c'è da dire che è difficile un rinvio di sole 24 ore e quindi far giocare la partita domenica, è sempre meno probabile far giocare la partita d'inizio della settimana prossima, si era si erano fatte anche le ipotesi di lunedì e martedì, nasce il problema date. problema date, la prima data libera, individuabile, sarebbe quella del 28, che è un martedì, vale a dire tra il recupero della partita con la regina, che è venerdì 24, e la partita con il Sassuolo, che da venerdì 2 marzo è stata spostata a lunedì 5 marzo. Tutte serali comunque. C'è anche un altro dato tecnico, Luciano, sì. cioè, eh, dobbiamo dire eh, che il, um, i teloni sono stati tolti sì. proprio per dar eh, modo all'erba dell'Adriatico di respirare. Sì. Quindi se dovesse ghiacciare e nevicare questa notte, non c'è più speranza di togliere i teloni, cioè nevica... di mettere i teloni... Di, no, no, tu togli, togli la neve. E togli i teloni, cioè questa volta se nevica, nevica sul manto erboso. Esatto, perché non ci sono più i teloni. I teloni non, non, potre, non possono essere rimessi. No, se no tecnicamente si brucia l'erba. Si brucia l'erba e quindi l'agronomo... qualcuno potrebbe essere contento delle vicinanze per permettermi questa battuta. L'agronomo del comune <ride> ha eh, sentenziato che non si possono rimettere i teloni perché eh, altrimenti l'erbetta andrebbe bruciata. Però ripeto, il problema principale non è tanto il campo da gioco quanto gli spalti. La sicurezza dei, ed è un problema di responsabilità perché se uno spettatore sugli spalti ghiacciati cade e si fa male, sono cavoli amari o uccelli per diabetici. Comunque, stavo parlando della data del recupero, il recupero sarebbe individuato il 28 febbraio. Di un ecumenico, un vecchio democristiano. Una cosa Io tu tutt'altro, con... no, vabbè, eh, di, no, di, vabbè. Di le tue battute. <ride> Sarebbe il 28. Il 28 che succede? C'è un problema che riguarda principalmente il Pescara. Qualora la data fosse, fosse quella del, di febbraio, 28 febbraio, che c'è la partita dell'under 21 e il 29. Un amichevole con la Francia e oltre insigne e Capuano sarebbero in odore di. Convocazione anche Verratti è immobile, benché diciamo su Verratti magari donaci qualcosa. In sì. oltre al fatto che non c'è nei proprio dell'under 21, però teoricamente, però, una società è tenuta a mandare i propri giocatori. C'è di no? chiaramente, no? teoricamente, ah, no per forza. Tuttavia, c'è il buon senso che entra in gioco, a mio avviso, perché non è una partita per qualificazioni o quant'altro, è un amichevole. E allora. La federazione potrebbe anche eh, glissare sulla convocazione di, di giocatori che sarebbero impegnati in gare di campionato. Comunque stiamo comunque ragionando su, su aria fritta perché, allo stato attuale dei fatti, non c'è rinvio di Juve Stabia-Pescara. Si decide domani mattina. E qualora ci fosse rinvio, la data è tutta da vedere. Stiamo ragionando sul campo delle ipotesi. Vabbè, facciamo le ipotesi? Sentiamo anche l'opinione di voi da casa che ci state seguendo cosa ne pensate voi eh... quindi ricapitolando eh, nel caso in cui non si dovesse giocare domani la pa, data più probabile di... è il 28 e il, il 29 ci sarebbe la partita con, uh, con la Francia Ve scusa un attimo Mato perché eh, la, Lega inter cioè, la Lega vorrebbe che si, che si disputasse la partita qualora ci fossero le condizioni preferirebbe non avere un, un ulteriore rinvio. Fermo restando che se ci dovesse essere il rinvio e non ci sono le condizioni per giocare 24 ore dopo, sia domenica e ad inizio della prossima settimana, martedì, perché poi comunque sabato ci sarebbe un altro turno, e la data limite è martedì. E molto probabilmente sarà così. Esatto, la data successiva libera. Contando che la sosta del campionato del 25 è utilizzata già per recuperare venerdì 24 la partita con la regina, sarebbe il 28. Eh, il problema c'è, sussiste a questo punto perché credo che la partita. Quella di fatto, a febbraio, eh, pescare di Vestabia uh -huh. ah, e invece con la regina 24. E poi giochiamo non il 2 ma il 5 eh, con il Sassuolo, il 5 marzo. Quindi sarebbero 24, 28, 5, calcolando eh. che febbraio ne, ne porta 28, quindi sono tre impegni eh, ravvicinati. La eh, svolta. È un po' difficile trovare. La svolta. Eh, sì, anche perché sono due partite in casa. Eh. Sì. Sono tre partite in casa. Eh sì, tre partite in casa, <ride> inframezzate solamente. La, la svolta da... del campionato potrebbe essere questa. Preceduta dall'Albino Lef? Sì, in mezzo c'è l'Albino Lef. C'è qualcun altro? Prima, vabbè. Possiamo cosa? Come un sacco di gente a casa. Io ci sto capendo eh vabbè, pochissimo. Eh. Giochi, cioè non cioè... giochi per 10 giorni, 15 giorni, è normale che sì, è sì. così. Vabbè, comunque, puoi cominciare a leggere qualche commento? Sì, iniziamo a leggere un po' di commenti. Con. Allora. Eh. Vabbè, prima dei, com dei curioso, commenti eh. Dai, vediamo il uh, Donato DJ nella versione questo. DJ eh, sullo Zoe 105. Se non sbaglio, vediamolo un po'. Eh, cioè abbiamo un po' di ritardo. Adesso, Eccolo qua. Ah, <ride> la, not la notte no, e so, il giorno. Ma quale notte e il giorno? Tu fra... Eh, fra 50 anni, no? no fra, ma eh. pure fra 4 mesi, si. <ride> Eccolo no, no, qua, sì, ma Vabbè, facciamola girare sul web, questa cosa eh. sì, Vabbè. Eh, allora andiamo pubblicità. ai nostri commenti. Ah, chi è? No, dico che faccio pubblicità. No, girare, mettici pure il marchio. Sotto, Posso no? leggere i commenti. No, fa tu, ok. Girati Gis. Ciao a tutti, secondo i nuovi modelli. No, quelle delle passerelle, <ride> stasera tutti simpatici. La partita verrà rinviata al mille per mille. Domani sera a pescare ci saranno almeno 20 cm di neve. Se ci va bene, due settimane senza il pescare è una noia, compresa la Serie A. Poi Tony. 80 dice, questa mattina al Poggio ho visto una grande squadra, anche Caprari sembra essersi inserito bene con il gruppo, volevo dire una cosa, grazie Zeman, speriamo si giochi sabato, forza Fescara. Eh, sta cosa di Caprari, ste soste cioè ci hanno avvantaggiato, il Mister che ha fatto parte il recupero, eh, che era, nel, cioè, era normale, però anche l'inserimento di Caprari il Mister ha potuto provare, no? Ma sì, poi c'erano stati anche dei piccoli problemi per Immobile, per Balzano, per eh, Sansovini. Sai giocare, allenarti col freddo, puoi cambiare spesso e volentieri il terreno di gioco, qualche volta eh, giocare praticamente allenarti indoor perché praticamente si sono allenati al palarico piano, e quindi c'è eh, il parcheggio. Poi andare sul campo di, di gioco a livello muscolare si, può, si possono avere dei problemi, comunque hai ragione vabbè. tu l'inserimento di Caprari è importante l'importante è che in tutta questa storia abbiamo trovato un parche. <ride> vabbè a fare battute che mi fanno nere tutte le faccio pure lì. Ma vabbè Ma ha dato la seconda volta ragione eh. io prevedo io. 15 giorni di neve in assoluto io invece voglio andare un po' controcorrente mo, al di là di non darti ragione che quello è per antonomasia non darti ragione eh, io voglio andare un po' controcorrente e, voglio, e dico se ci fosse il rinvio non mi dispiacerebbe, perché sì, vi siamo reduci da sei vittorie consecutive, però nelle ultime tre partite il Pescara che comunque la portate in porto brillantemente e a punteggio pieno nell'ultima mezz'ora è stata un po' sulle gambe, sia con il Crotone, sia eh, nelle precedenti due partite e siccome eh, anche oggi ho visto con i miei occhi che gran parte dell'allenamento è, è stato incentrato sulla parte fisica atletica e solo nell'ultima mezz'ora si è eh, andato eh, a lavorare sugli schemi prettamente offensivi. Un'altra un partita rinviata permettendo il recupero di Insigne e Nielsen che oggi... Ho visto procedere veramente a gonfie vere nel loro eh, recupero, hanno svolto comunque lavoro differenziato. però eh, stanno facendo passi da gigante. Considerando i richiami della preparazione precedentemente svolti che comunque stanno ancora riverberando i propri riflessi sulle gambe e contando tutto quanto, io un'altra un partita procrastinata. E qua ti ho mollato la finezza del procrastinarsi, che vedo che già ti stai segnando. Non la vedrai di cattivo occhio. Poi, come ha detto anche Romagnoli oggi, eh, anche in passato hanno avuto parecchie partite ravvicinate e sono andati bene. Non vedo grossi problemi poi. Alessandro ci dice al volo che un emittente locale, Alessandro, puoi scrivere, noi siamo amici di tutti, nessun problema. Eh, ha appena detto che la gara, eh, che la Lega, ha dato il placet per posticipare la gara alle 15 o in alternativa lunedì alle 19. Speriamo a questo punto per domenica alle 15. Beh, sì, può starci, ma eh... ragazzi, non diciamo mai se nevica, allora. è il campo che si che si inneva. Giusto. A cioè, allora, di neve, il, cioè... il discorso è questo. La Lega, da alla... la Lega ha dato il placet eh, nel senso un, che... Eh, come si chiamano quelli, quegli attrezzi Mo che soffi... E... Fo il folletto? folletto. 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 <ride> sì. No, no, no. Ho no, visto a Parma che soffiano... I soffioni. Eh. I soffioni. <ride> Una specie di soffolatura moderno. <ride> no, vabbè. Vai. Comunque forse non mi sono spiegato bene io prima, la Lega preme affinché si giochi, preferirebbe che si giocasse, in questo senso ha dato il placet perché preferirebbe che il turno venisse completato questa settimana, perciò ha dato il suo nulla a Osta affinché si, potesse, si possa giocare eventualmente alle 15 di domenica o lunedì alle 19, però è chiaro che se domani fa fanno 40 cm di neve e il GOS o chi per loro, il prefetto e quant'altri reputano che non ci siano le condizioni per poter giocare per ordine pubblico, gli spalti e quant'altro tra le 15 di sabato e le 15 di domenica non c'è proprio volta. il tempo per, per mettere in condizione lo stadio adriatico, al massimo lunedì ma comunque dovre, dovrebbe essere A una corsa contro il tempo e B soprattutto da sabato in poi non dovrebbe più nevicare eh, insomma non è vero, abbiamo Beh, le previsioni che adesso... Potrebbe cioè... esserci un nuovo sopralluogo che adesso nel tardo pomeriggio e vedere un po' se, se la cosa oh. si possa fare oppure no. Alemanno no. a Roma ha detto ai, ai cittadini armatevi di pala, Luigi Albone Mascio potrebbe dire ai tifosi, Eterus Stati, da Spara, io penso che la gente ci and andrebbe, no? Io c'ho Andrea a sparare tranquillamente, pur così per divertimento, andare <ride> a bella sparare. Già c'è il reumatismo. Eh infatti guarda, eh, sì. tu avessi sei eh, di primo beh. pelo. No infatti eh, io... Il ah P ci sono pini. i pini... <ride> Ti casco un goccia. L'assicurazione. Cioè. È una cosa veramente allucinante. Vabbè. Matthews, un saluto a Matthews che dice salve a tutti. Una piccola, una piccola annotazione, la puntata di stasera doveva chiamarsi... Studio Neve, visto che tutti dicono che le previsioni anticipano coltre bianca per le prossime ore. Una considerazione tecnica, qualora si dovesse giocare, a mio avviso Caprari eh, andrebbe subito inserito nell'11 titolare, perché secondo me è il naturale sostituto di Insigne, per strutture e per caratteristiche. Quanto può essere realizzabile la mia considerazione? Che ne pensate? Buona serata. Ma che sia il naturale sostituto insigne, eh, credo, credo di sì. Anche perché lui gioca indifferentemente sia a destra che a sinistra. È ambidestro. Eh, è bravo, secondo me tecnicamente, quanto insigne. Non è veloce, forse allo stesso modo, ma tecnicamente vale assolutamente il giocatore di proprietà del Napoli. Eh, che possa essere schierato dall'inizio eh, può essere una possibilità, però. Secondo me ehm, un po' più remota rispetto a quella che vede come titolare ancora una volta Sodimo sulla corsia di sinistra, so io, tu su Soddimo. Se i Mugugugni hai eh, qualche notizia no? diversa, dovrebbe essere così. Anche, anche se io concordo con, con lui, lo schiererei assolutamente al primo minuto perché. Ehm, Sodimo non, eh, non mi ha convinto, ma non dal punto di vista eh, dell'approccio, nemmeno dell'impegno, della, perché mh, non posso rimproverargli nulla da questo punto di vista. Dal punto di vista degli inserimenti, dal punto di vista del, della, degli inserimenti tattici, eh, proprio nello schema del 4-3-3, poi a sinistra, eh, non l'ho visto ancora. Pronto, anche se sono passati eh, sette mesi di, di preparazione di continui schemi, lui ancora un po' ha delle difficoltà. Ok, vado sui commenti. Alessandro dice: eh, Speriamo che si possa tornare al più presto a giocare perché, altrimenti, per vedere una partita degna di questo nome eh, che Alessandro. diverta, dovremmo emigrare è in pirato? Spagna. a ah, pirato Bianca Azzurro. Emigrare in Spagna, eh beh, è vero, chissà a cosa ti riferisci, Alessandro? Ragazzi, in mi... ah, questo l'abbiamo detto dopo, eh, prima. Eh, Busterao quello che penso è che stiamo indietro, ma <ride> boh, diciamo, come le palle di un cane. Perché, nessuno è assur... eh, perché è assurdo annullare delle partite solo perché ci sta la neve sopra le spalle. Mi spiegate come fanno a giocare in paesi freddi come Russia e Ucraina? È una domanda sincera e non retorica, perché ci hanno gli impianti. C hanno gli impianti in Italia allora Olimpico di Torino, Olimpico di Roma eh, Cornacchia di, mh, di Pescara Adriatico sono eh, è quello della Juve sono i quattro stadi eh, realmente a norma precisi perfetti per, eh, per fare tutto gli altri vanno ancora avanti con delle deroghe compreso San Siro però l'unico dove eh, hanno avuto degli accorgimenti tipo le, eh, la copertura totale le serpentine sotto al campo è proprio quello eh, nuovo della Juve anche se è un po' uno stadio di Ikea però se ne parleremo per qualche anno ti devo stuzzicare però è l'unico adesso non apriamo le polemiche su uno stadio fatto eh, tre anni fa scarsi però si poteva spendere alcuni soldini il nostro Ci rifatto fatto, però si potevano spendere un po' meglio alcuni soldini dico questo senza aprire polemiche ad esempio prevedere la copertura perché no anche totale perché ormai l'architettura ti permette di poter fare tutto perché ho visto tra l'altro rimanendo favorevolmente colpito le immagini di rinnovo i complimenti alla tifoseria della Samb nonostante la rivalità esatto, di Samb dire. Ancona 6.000 in serie D e lo stadio di San Benedetto già è un gioiellino L'hanno coperto. col fotovoltaico, i pannelli una fotovoltaici cosa incredibile. L'hanno coperto e in curva stanno tranquilli. Anzi, fa ancora più impressione perché rimbomba pure. Quindi, tu immagino. già su una tifoseria bella carica, immagina l'effetto. Si, si poteva fare. Comunque, al di là degli impianti, ribadiamo che il problema è di ordine pubblico, la questione è anche di responsabilità. Se la gente si fa male causa neve sugli spalti, quindi. Se in, altri, se in altri paesi che lui ha citato, non mi ricordo eh, quali ha citato di specifici, Ucraina, Polonia, non, non mi ricordo, sì, comunque c'è una normativa diversa dalla legislazione italiana. Eh, quello purtroppo, la, la discriminante al di là del, degli stadi non a norma in Italia, è vetusti e è dannosi e tutto quello che ti pare. Però in, in tutto questo scenario noi vorremmo candidare Roma nel 2020, giustamente come nazione ospitante le Olimpiadi. Vabbè, Bosterà, l'ho detto, sì, eh, Girati Gis ricorda a Donato che quest'anno febbraio ne porta 29. Non lo sapevo che era bisestile. bisestire. bisestire. Eh, toni, l'86 come? L'87 com'era? Eh. Eh, vediamo un po'. Eh, Arvace 86-86 eh, vediamo un po' no, vediamo se uno dei due era bisesto comunque Tony eh, 80 dice Lucia i ragazzi vogliono giocare è vero che senza alcuni elementi la squadra potrebbe rendere meno ma è vero che Zeman sa cosa fare e poi Caprari può dare quello che manca quando non c'è il folletto folletto che intendi? Verratti o Però, ah, quindi me... lui lo vede al posto addirittura anche di Verratti No, 86. ok. Ma no, Jeff Folletto vuol dire no, che non febbraio 87 insieme. dovresti vedere. Eh, se il cambio ogni 4 anni, 87 è non è possibile, Solo eh. pari ah, boh. 91-92, poi 92. Eh, 90, no, ci stiamo attaccando a tutto eh, per vedere i corsi, <ride> i corsi storici. <ride> no. no, però noi siamo saliti 91-92. O 99, 91 92 eh, Però credo che a Zeman dia fastidio. Eh. Eh, bene, che cosa, eh, dia fastidio? Questo, questo rinvio un ulteriore rinvio, ancora di più. Secondo me. 87 ne porta 28. Sta scrivendo Mauro, eh, 29. sì, giusto, giusto, ah insigne. Non verrà. Ti insigne. Mattia 10 dice, eh, ciao Luca, per quanto riguarda la situazione di Neve credo ci sia poco da chiacchierare, se vuoi giocare abbiamo da spalare la neve, tanto oramai siamo abbandonati da tutti, forza Pescara, complimenti <ride> questo è uscito così. Che vuol dire abbandonati da tutti? Eh, per la trasmissione. No, lui vuole dire una cosa, penso di interpretare anche la sua, eh, la sua opinione, noi abbiamo visto in questi giorni, adesso lasciamo un attimo 6 secondi il calcio, veramente... In televisione un rimpallo di responsabilità tra Alemanno e Gabrielli, della protezione civile, appena spruzzate di neve che uno è da Vezzano intervistato su Sky24, ha fatto: Nuca la neve di Roma, <ride> scemi che li ciambella. Cioè, eh, eh, rendetevi conto, abbandonatela tutti. Lui vuole, vuole dire eh, la situazione meteo attorno all'Abruzzo. Pescara credo che abbia fondamentalmente retto l'impatto, però i paesi. Le scaracolli già sono stati problemi, eh, a livello campanilistico non c'entra niente, Chieti è andata in scena una farsa su Porta a Porta, sputtanata a dovere su, eh, su Facebook eh, con i militari che facevano finta, cioè, lui forse si riferisce a quello. Oggi è anche sulla Repubblica. Beh, quindi forse si riferisce a quello. Credo. Prego, <ride> intervieni. Ma oh, stasera è... mi si fa venire sonno sonno, eh? te lo dico. Cioè, mo' c'è a dormire. Vabbè, eh, di che dobbiamo parlare? Abbiamo parlato della, del probabile rinvio. Parliamo della partita. Che ne so, vuoi parlare della partita? Il febbraio 92 dell'ultima promozione, porta 29 e noi come al solito controlliamo qui sotto i computer e le <ride> schede video. Eh, Alessandro, grazie, Alessandro. Vabbè, parliamo della partita. Parliamo della partita, se, se, se dovesse giocarsi. Eh, se si dovesse giocare, eh, credo che la partita con la Juve Stabia eh, possa essere importante per, per un motivo, secondo me, essenziale: che verrebbe eh, dopo il rinvio, eh, e quindi, secondo me, testerebbe ancora di più. La condizione del pescare, nel senso che si è sempre parlato di questo inverno zemaniale, eccetera, eccetera, che non c'è stato. Eh, che almeno nel mese di gennaio non si è verificato. Però, secondo me, contro un avversario del genere che corre quasi contro il pescara, che eh, right. beh sì, secondo me sì, eh, può eh, essere. Un, uh, un importante ulteriore banco di prova per quanto riguarda la, no, la preparazione 18 punti la coda eh. si sì, vabbè ne mettono altre 4 alla Juve Stabia 37 sarebbe uh, uh, 14 virtuali eh, sì, 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 <ride> però sembra però la coda lo scontro diretto eh. Per me è la squadra che ci ha messo più in difficoltà insieme al Varese. Sì, ma poi... non è uno scontro diretto, dai. No, no, no. Cre... Dico nello eh. scontro diretto ah, eh, sì. ci ha messo più in difficoltà. Quindi questo secondo me eh, è importante nel senso andare a verificare dal punto di vista fisico come stiamo dopo sei vittorie consecutive. E poi, se non erro, uno o due punti potrebbero essere restituiti a breve alla Juve Stabia. Con, eh revisione delle famose penalizzazioni nel passato quindi la juve stab in ottica playoff l'ultimo posto se lo può giocare insieme alla regina insieme al varese certo è, è cosa che non ci riguarda però no. hanno motivazioni non è no, che abbiamo sono... conquistato la vetta noi dobbiamo no. difendere quello esatto però loro non sono propriamente nel limbo di quelle eh, quindi appartenenti a quelle squadre che Certo non sì, hanno niente da chiedere, stessa, guarda, cioè, a parte noi ormai andati. Ah. Fate tutti gli scongiuri. Quando mi piacesse un Juve Stabia-Verona come ultima di campionato, che Mandorlini ci ripie a Castellammare di Stabia sare, sarebbe sì. proprio fantastico. Ai playoff, play oh. sì. vabbè. Leggiamo due commenti, Gerati ehm, Gisis dice a Lulisi: consumato ormai. Eh, ma qua prima che arrivi maggio. <ride> Mattia 10 dice Bravo Luca, hai colto molto bene il mio pensiero. Constatare che alcuni comuni abruzzesi sono stati lasciati in balia della neve è a dir poco scandaloso. Comunque, eh, comunque sia, spero vivamente che sabato si giochi senza pescara. Non so stare. E direi non solo tu. Ma ah, quelli di Facebook come hanno detto quindi adesso li leggo. Eh, un saluto a Mauro che ci sta seguendo in remoto. Eh, a quale dico domattina vado io con i miei mezzi, poi ci sentiamo. Sì, C'è il gatto delle neve. Fabio Bandini dice: Buonasera, carissimi. Secondo voi il doppio rinvio non potrebbe essere dannoso per noi. Perdere mm. il ritmo partita in fondo, eh, in fondo, le altre squadre giocano. Non credo che ci siano altre squadre che contano, Salta. saltano, due partite di fila. A me preoccupa questa cosa. Saluti. Eh sì, può essere, non abbiamo parlato fino adesso, forse lui si è collegato poco fa, è vero che il ritmo partita già è stato spezzato con il rinvio, è un ulteriore doppio rinvio, eh, ecco perché dico che dovremmo andare poi a verificare la condizione fisica del Pescara. Non dimentichiamo una cosa, si può giocare Anche metti ci che con un, un campo mezzo ghiacciato, quindi duro. Anche perché sotto si ghiaccia, non è che se drena diventa ghiaccio. Quello con queste temperature, stiamoci un attimino attenti, eh? Sì, ma, eh. Sì, ma al perché di là degli infortuni, sono dietro l'angolo. Esatto, ma al di là degli infortuni, eh, anche in settimana, Sansovini un giorno si è fermato per un, un fastidio alla coscia dovuto eh. chiaramente al freddo. Oggi era già regolarmente in gruppo, si è allenato, ha fatto tutto ok, ma al di là degli infortuni. Un terreno di gioco in quelle condizioni va a penalizzare il Pescara e soprattutto va a favore della Juve Stabia che verrà qua essendo reduce da due punti nelle ultime quattro partite. Doviene quindi a che fare? <ride> verrà... A barricarsi e ripartire. Esatto, e... Ca... che novità! Che novità. E... Ah, perché se ne viene a giocare, Braglia, qua e... no, ah. secondo me eh, potrebbe essere. Rotto il No, mi stava sta no, venendo spero, un spero. termine per, per, dire, per dire che so è successo. Ma, no. potrebbe essere la stessa partita che abbiamo visto contro il cittadella. e Contro il cittadella, abbiamo sofferto parecchio. Il cittadella non si è venuto a chiudere. Sì, è vero, aspettava e ripartiva, però, eh, lo faceva molto bene, secondo me, eh, potrebbe ricalcare quello stesso, quello stesso tema tattico. La prossima partita, quella di questa. Abbia quindi io sarei molto attento mi fa più paura la parte di questa perché non quella con, con la regina con una piccola differenza io tifoso, secondo me siccome sono meno sono un po' più spavaldo di te che lo vedi da giornalista Inding è paura di niciune detto in modo molto, molto aspetta, pescarese da tifoso ma eh. non è questione di paura è questione che un, io concordo con Donato sia ne, sul allora, tema devi tattico sia tutte, sul fatto tutte, per amore di Dio sono tutte finali a questo punto perché sei prima classifica, ma paura no però un terreno di gioco paura che già no. penalizza oggettivamente la squadra più tecnica in questo caso è il Pescara una squadra come la Juve Stabia che verrà qua e per loro un pareggio sarebbe oro colato facilita il loro arroccarsi e il loro eventuale ripartire con beffa finale sicuramente tra le due chi ha più interesse a giocare è la Juve Stabia secondo me su un piano più Puramente tecnico su un, una, un campo in quelle condizioni. Abbiamo visto che anche a Crotone, benché si è vinto, il campo era in pessime condizioni e la manovra del Pescara ne ha risentito parecchio. Chissà se a Bra Braglia, sto aspettando di vedere quanti minuti di recupero poi ci daranno in questo caso. Eh. Non so se ricordate l'episodio eh, di Lucca. No. la miseria. Come no, lo ricordi? Sì, sì. Eh. Simone Ciabarra dice eh, Buonasera a tutti voi. Visto che non si sa se si gioca sabato, io direi di alzarci domani mattina e di pure in stadio. Un abbraccio a Luca, a Donato Luciano e ad Alceo. Roberta Capitano ci dice: Buonasera ragazzi. Buonasera, buonasera. grazie dei, dei saluti, è eh, qua eh, come si chiama? George. Diciamo. Cioè, eh sì, perché è, cioè già è piccolo, George. Giorgio però non detto Georges, come si dice, Giorgio detto proprio in Pescarese, c'è chi dice che si gioca, chi dice che la rivendano a domenica, chi è ancora lunedì, <ride> cioè, praticamente stiamo rincoglionendo tutti quanti, anche perché adesso non è come una volta, per la radio, DGV il giornale, o vedevi Enrico Rocchi, che salutiamo, complimenti Enrico per lo speciale con, eh, con tutti i Dasacchi, Arighetti eccetera. Ho vedi, ricordo che ti diceva e sapevi il certo. Adesso ci sono i tablet, l'iPhone, internet, Facebook, chi dice una cosa, chi dice un'altra Praticamente eh, sembra proprio è effetto come se fosse bruciata l'erba attorno all'Adriatico, capito? Non ci capisce niente. Allora, c'è chi dice che si gioca, chi dice che la rimandano a domenica, che è ancora lunedì. Credo che questo clima di generale incertezza non giovi ai nervi dei giocatori. Grattata scaramantica in corso infatti dobbiamo rivedere il computer qua a quando, a quando il verdetto definitivo del prefetto o di chi per lui grazie forza pescata all'olanda vedi che a questo momento è stato poi ci cioè, uscito casuale vabbè ah dai domani mattina si collega verso mezzogiorno credo che la notizia ufficiale del rinvio della, dello svolgimento della gara sarà praticamente certo e per quanto riguarda il fatto che i giocatori possano risentirne di questo fatto, sì, può essere perché, sai, tu ti alleni durante tutto l'arco della settimana come se dovessi allora, giocare. Sì, voglia, eh. come se dovessi giocare e poi non, non scarichi quell'adrenalina che invece accumuli durante tutta, tutti i giorni precedenti. Quindi può essere, però... Alla fine sono professionisti, non credo che certo, certo. possano badare a queste cose, cioè sono cose che, che, che succedono. Abbiamo sfatato tante cose quest'anno, pure lo stadio pieno, gli occasionali ah, sì. dell'ultimo ore, le vale guffe, certo, vale pure quindi. per l'avversario, come dice Alcione, vale pure per l'avversario. Senti una, un inciso, ti ricordi? No? C'è pure Vangeli, il nostro ultimo viaggio ad Amsterdam. Ah, rammenta no? sì, sì, sì. Poi, se vuoi, l'ultimo quarto d'ora. No, no, Ricordalo, no, direi di non, no, l'ultimo quarto d'ora sono i ragazzi di ah, lo ti ecco. pescare. No, eh, direi di scendere in... Vabbè, eh, vabbè. No, io non c'ero però Ah no, no, sì, scusa No, no quello in Grecia No, no, è stato no, però... un viaggio tranquillo no? vabbè, no. Amster. no. No, ricordiamo Amsterdam andato... Arena che anno era? Ibrahimovic si stava allenando Ti sì. ricordi quando siamo andati fuori allo stadio? Ricordi cioè, la scritta? <ride> Quale scritta? A PN Ambro c'era scritta Quale scritta? Ah, la scritta! <ride> ma boh, dai, per favore, dai, su, dai <ride> Sì, 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 me l'ho accorto. No, <ride> Torniamo a... So, quindi sette. che anno era? 2004? Eh, ah, sì, 2004, perché la eravamo era. sì, eh, Tornati in sei. Serie B? Sì. 2003-2004, sì. No, 2004, Siamo No, 2003-2004 la promozione... Eh... No, 2000, la, quella era la campionato 2-2003. Eh, nel 2003... La 2003 la eh, a giugno c'è stata la promozione e poi... 2004... Sì, poi arriva dicembre. Al era 2004. Sì, è il Più o meno. <ride> meno, allora Fabio Bandini dice: Se non sbaglio, la Juve Stabia ha problemi in difesa, portiere e centrale, sì, è vero, è vero, forse è vero, altro è motivo per sperare che si possa giocare. Anche se credo che anche un Pescare rimaneggiato non teme nessuno. Poi ci si zicca. Devo mi sono collegato adesso, <ride> e poi bene, eh, Roberto Sulli dice: Ma i biglietti li stanno vendendo? O sono sospese le vendite? no lo stanno vendendo li per... stanno vendendo anche perché se non eh, si gioca poi eh, cioè lo, lo utilizzi dato che Fabio ha detto un po' eh, della, della formazione probabilmente rimaneggiata della Juve Stable possiamo parlare un po' del, del prossimo avversario e poi passare al Pescara allora qua mi dice mi consiglia un link Fabio Fedele dice ragazzi incredibile guardate che avete chiamato per spiegare il 4-3-3 il boemo è troppo superiore a ah, chi hanno chiamato? Ah, c'è un link eh, dal da, TG Giallo blu. dai, su oh, boh, Di cui eh, Mandorlini. Eh, il titolo è Peccato che non, eh, non lo so, cioè, eh, non me lo dà. Peccato che non posso far vedere: Mandorlini in cattedra per spiegare il 433 pensa tu voglio troppo bene a Luciano Rapa per commentare sì, ma questa capito, cosa che è, è ma il, vero... il direttore responsabile <ride> faccio finta che mi so visto vabbè ma a Verona è eh, a Verona dove andare sì, a ma Verona perché se non parlare di questo sì, andiamo perché, eh. cioè, che parte la Zeman andà qua andava lì a fare una, una cosa di 4-3 Fabio Bandini dice: Io credo non che campo... dovevamo parlare della Juve Stabia però no? ah, una bo, stanno a scrivere allora. Io credo che il campo pessimo sarà dannoso per entrambe le squadre. Sono concorde con Luca che da tifoso non dobbiamo temere nessuno. Forse, però, si possono trovare più insidie alla Juve Stabia rispetto alla regina, perché la Juve Stabia, a mio avviso, non ha nulla da perdere. La regina deve rincorrere un po' so playoff e ha più pressioni rispetto ai campani, giusto? Leggiamo Sì, sì, Alex Amirante. Ciao Alex, dice. Ciao ragazzi di Forza Pesca TV, complimenti per la trasmissione come sempre. Secondo me il verdetto della decisione della partita dipende da questa notte e da domani notte, perché se fa la neve come sabato scorso è impensabile giocare. Poi sarebbe assurdo invece giocare di lunedì notte perché le temperature sarebbero troppo basse e come diceva Luca non si possono rischiare infortuni per una formazione che lotta per la Serie A. Ma anche per il primo posto poi eh, togliamocene un po' così poi mh, sviluppiamo altri concetti Gianluca D'Amico dalla Marsica sormessa dalla neve un saluto a voi a forza pescara sempre nemboz vini dice Gianluca un abbraccio a tutti gli amici marsicani eh, Avezzano eh, amici che sono Celano eh, Pescina eh, no, ce ne sta un altro. Sul Mona? No, eh, ci andavo sempre. Eh, Scurco, stato... la Scurco la Marsica. Scurco Marsica, no, ma eh, attraversi Sammet dei, dei Mars, Gioia dei Mars, Mars, Orto dei Mars, Calassoli, no, ce n'è uno che esce a Celano e poi vai a questo paese. Io andavo a suonare in un locale. Che, un locale, un baretto, certe serate. Cioè, sapevo come andavamo, non sapevo come turnavamo, eh, nel senso, sempre uno alla guida, eh, perché, mh, porca miseria. Cioè, c'è una, una torre e una piazza. Porca miseria, mi, mi scappa. C'è una torre e una piazza ci saranno <ride> 50.000 paesi solo per centro eh, Italia. C'è un campanile pure. Un campanile no. c'è. Cioè... Vabbè. Comunque adesso mi, mi sfugge il nome. Comunque li saluto. Andiamo avanti. Eh, c'è ma come fa a Ciro Fiorentino Immobile sta facendo sognare questo Pescara con 17 gol ma dove vuole arrivare è un grande è una mm. sua considerazione Fabio Bandini ha ha ha. Luciano Luca ti ha graziato ha ha ha. Luca Verona un abbinamento Luca Verona un abbinamento che a Luciano porta molto male eh, ah certo Grande Luca Silette Serie A gridalo io non lo grido no. No, non l'ha detto, detto. Ho letto, non l'ho detto io. Andrea Iezzi dice Tagliacozzo. No, non è Tagliacozzo. Non è, è Tagliacozzo, momento. non è Tagliacozzo. Sì, Tagliacozzo conosco, ma non è Tagliacozzo. Il bar, mannaggia una misera, come si chiama? Frisbee. <ride> no, il paese di... Coso? Di... Non c'è più... Taricone, no, Taricone, Taricone. Eh... Sì, forse è Tagliacozo, credo. credo. Sì, Tagliacozzo eh. Trasacco, trasacco, trasacco. trasacco, trasacco. I miei amici di Trasacco. Eh, Andrea Iezzi, ricordiamo che giocare più avanti i recuperi conoscendo già i risultati delle altre è un gran vantaggio. Ciao, un Pescarese da Torino, grande. C'ha ragione. Beh, c'è cioè più pressione o meno pressione, dipende. Però sai già che hanno fatto. Comunque. Vabbè. Beh. Ok, andiamo sui commenti del nostro c'è una partita di meno, è una trasacco, giusto? Vedi Germano che ha capito oppure che si esce a Cerano, si, fa, si attraversa il Fucino. Tra l'altro ci sta un incrocio allucinante che trovi gli ultimi due Secondo... metri. Secondo me, Germano veniva alle tue serate. C'era uno attempato che trincava <ride> nel, nel bar. Però no, Anche vabbè. perché questo si tratta Il 1973. Dove andavi a fare le serate? Il 1974, 73, eh. te ne hai due anni, no, no, vabbè, cioè. no. allora. Roberto quanti... Sulli dice: Mo' tutti quanti a dica immobile e l'Utop Poi quando se ne va, tutti a disso <ride> mercenario. Coerenza, no? Aspetta, però diciamo una cosa: dipende. Io non credo. Poi oh, tutto, può succedere nel calcio perché i presidenti e i giocatori se ne vanno. La il pescare resta. Però, non credo che, che Immobile, per quello che abbiamo visto sia in campo, ma soprattutto noi che lo frequentiamo fuori dal campo, eh, lo vediamo al club, eh, ci siamo visti al ristorante, c'è cioè una persona con cui parli tranquillamente. Non credo che Immobile possa ripetere le gesta di Calaiò. Per fare un esempio, eh, assolutamente. Poi è normale. Anche perché, comunque, adesso è totalmente del Genoa, no? no metà. Metà? L'altra metà è tua? Mm -hmm. Sempre. La casa. No, tua nel senso di. La casa cioè eh, quella squadra che sta girando un po' bene ultimamente. Eh, comunque, io credo che se dovesse succedere qualcosa, probabilmente lo, lo lasciano almeno. No? no C'è l'ipotesi perché il Genoa c'ha cioè Gilardino. Ecco, venderà, rispondendo a Ciro. Venderà Palassio. Comunque Girardino è anche a metà destro con il Siena, anche il Genoa oltre alla Juventus potrebbero in caso di Serie A, in caso di conferma di, di Zeman, in caso non vogliono puntare decisamente su Immobile, potrebbero avere convenienza nel lasciare un anno certo. in prestito Immobile a Pescara. Una decina di gol in Serie A eh, non vale più 3 milioni di euro, ma ne vali 7-8. Secondo se me destro va la Juventus e Immobile a fare il vice giardino a Genoa può essere. Vabbè, ma stiamo proprio delle, Comunque, delle ipotesi. Giro Fiorentino dice secondo voi chi potrebbe rimanere tra Immobile e Insigno, tutti e due a pescare. Insigno no, è sicuro, no? se succede. Vabbè, Vabbè. Stando, a, al momento, stando ad oggi a quello che ha detto anche De Laurentiis no? Sì, vabbè, però poi il mercato sai che è strano, eh no, è particolare. Potrebbe essere inserito in qualche trattativa. Ce ne, sono, ce ne sono parecchie no? Leggi Grande, è vero, Giancarlo Gianandrea. È vero, ricordo questa squadra. Era trasacco, giustamente. Lui mi dice. E lì ci giocava la squadra dell'eccellenza. Angizia Luco. Un saluto agli amici di Forza Le TV Sabato. Voglio giocare, mm. Blizzard. Ti asfaltiamo. Pescara l'Andia 433 con -co Blizzard già mi immagina immaginare gli strutturi, gli standard, le cose. Gruppo Blizzard. <ride> allora sì, però quando metti la grafica, la utilizziamo perché io mentre spiego la grafica, qua ci ho vuo game un po' tutti. Perché Donato <ride> ci dovrà salutare. Sì, appunto, parliamo eh. un po' delle formazioni. Ah no, è eh, 51, ah, parliamo. Poi, e poi, comunque, c'è sempre la tua foto con Mandorlini per fare da, sc da scenografia. No, da vita. ci salutiamo sempre con quello. Lo ricordiamo no, alla fine. Non ne abbiamo parlato delle formazioni. Allora, io dico il Pescara: facciamo prima il Pescara <ride> allora. Insigne non rimane perché De Licari vuole metà cartellino, dice giustamente Roberto Va, Sulli, vai. Jacopo Cieri. Questo Pescara non deve temere nulla né il freddo né la neve né i rinvii, soprattutto dopo aver affrontato al meglio il tanto enunciato caro fisico di gennaio delle squadre di Zema. Saluti a voi a Daniel e a Marco di Nu di Tifeme Pescare, che vedrete che vedrai anche tu tra poco. Comunque continueremo a dire su calo fisico, su calo fisico. Perché... Continuiamo a dire calo fisico, ma... Beh, eh, non credo che Pescara comunque possa mantenere questo ritmo, eh, ma non dal punto di vista del fisico, perché alla fine fisicamente è vero. Stiamo Annota andando, la data, il minuto di quando stiamo, sta a dire questa cosa. Stiamo andando fortissimi, però credo che a livello di, eh, di risultati qualche battuta d'arresto ci sarà, ma è inevitabile, ce ne sono state all'andata, speriamo ce ne siano di meno al ritorno, eh, però è inevitabile, insomma, non credo che Pescara possa finire imbattuto battuta qui alla fine del campionato. Eh, poi Roberto ti parla di insigne non rimane perché Delicari vuole metà cartellino. Eh, questo Poi tutto... Poi tutto può succedere, va bene comunque. Credo che Deli Carri sia ancora un po' inesperto a livello anche di... Mh, per quanto riguarda le, le interviste oppure le, le, le esternazioni che fa, perché un, un direttore sportivo navigato... Non direbbe eh, alcune situazioni oppure cercherebbe di, di dosare con eh, maggior parsimonia, la, sì. Se mi fai poi segno mi allungo. Se non mi fai segno, ma però boh, no, per amore di Dio, condividisci. No, un po' un po' più diverde. Sempre gli di, di asilo a un certo momento. Eh. Vabbè, ma eh, mi sembra Vabbè, che io okay, ho cominciato nel, Quando è che abbiamo cominciato a fare dirette? Due anni oh. fa, da Mo dal 2000, dal è 2010 a Mo? No, non no, credo che è cambiato più... qualcosa, no? Quindi... No, no un po' più. Vabbè, se ci stai tu, che fai le pazze età e dici, eh, ci sto apposta. Appunto, Appunto. Ehm, vabbè, ho finito per quanto riguarda dei <ride> carri, eh, parliamo un po' del Pescara. Eh, come dicevi <ride> bene tu insigne e eh, Nielsen sono sulla via um, del ritorno in, uh, in, in squadra per essere disponibili, però non credo che uh, cioè, no, non è che non credo, non ce la faranno per uh, qualora la partita si dovesse disputare sabato. Mm, qualche problema lo c'è ancora Martin, giusto? Eh, tornerà disponibile tornerà disponibile che sì o essere convocato però dal primo minuto è difficile vederlo, vederlo in campo quindi l'unica sostanziale eh, anzi due sono le sostanziali, insomma, sostanziali dubbi che potrebbero esserci dubbi fino a un certo punto quella in mediana eh, tra Gessa Ocone per sostituire Nielsen e quella davanti eh, per sostituire Insigne cioè tra Soddimo Caprari credo che Verratti poteva essere. A Verratti poteva essere dato un turno di, di riposo qualora si fosse giocato con, con la regina. A questo punto non credo che mm, il Mister possa eh, ovviare oppure. Dagli, farlo insomma riposare a favore di, di Togni. Per il resto, credo che Romagnoli e Capuano siano. Titolari, eh, Sanzovini si è rimesso dal... <ride> Sanzovini... ah, scusa, eh, se no si distrae, lo eh sì, faccio vabbè. a cucine... <ride> Tu ti metti a ridere poi è normale. Eh, eh, tu parla, solo io riesco a fare quattro cose. Ho finito. Ah. Okay. E basta, quindi Sanzovini si è rimesso dalla, dal piccolo problemino muscolare e... e questo è tutto. Per quanto riguarda la US <ride> abbia cedo a te il microfono, credo che abbiano qualche problema, di, specialmente il reparto arretrato, nel pacchetto arretrato. Pacchetto anzi. arretrato? Sì. Eh. Ci siamo? Sì. Sciabriretto. <ride> sì. vabbè, vabbè, noi scherziamo, ah. fondamentalmente siamo amici. Ha, ha detto bene Donato e anche il commentatore prima, qualche problema nel pacchetto Cibilla. arretrato. Come Cibilla. Commentatore. Eh, cioè. Qualche problema nel pacchetto arretrato, però non si dovrebbe discostare molto dalla formazione che ha perso in casa eh, nel turno scorso con il Livorno per eh, 2-1, sia per quanto riguarda gli interpreti difensivi con l'ex Teramano Molinari e Mauri a far coppia centralmente con Baldanzetto e Di Quonzio eh, esterni, mentre a centrocampo, Mezzavilla e Caserta sono eh, i centrali, non credo che eh, anche in condizioni di campo eh, avverse di campo mh, non eh, in condizioni idonee eh, Braglia eh, rinuncia ad Erpen eh, su una delle due fasce, più facile che eh, qualora optasse per una partita di copertura, Raimondi che comunque è in vantaggio possa prendere il posto eh, di eh, Scozzarella, quindi il ballottaggio a mio avviso è tra questi eh, e tra questi due, con Scozzarella in caso di partita più di contenimento, Raimondi anche in virtù del campo eh, non in perfette condizioni, che comunque dovrebbe eh, nelle gerarchie essere ancora in pole Davanti la coppia che l'andata ci ha fatto particolarmente male, Sau Daniele Vicius. Sono sicuramente out. Eh, Bocacu, eh, un bel giocatore, secondo me, anche se un po' ad intermittenza in questo campionato e scognamiglio Zito e Colombi sono ancora eh, in forze e eh, come dicevamo prima molto molto probabilmente non saranno della partita senti ma Molinari è un giocatore che si imbuca? si sì. <ride> va bene allora facciamoci due risate prima di salutare Donato e di far accomodare gli amici di eh, Nutifan Vescara pagina facebook Germano Acuneo dice se immobile è l'Utop, in questo caso l'Utop, la sorella cosa sarà? Eh, simpaticamente eh, ovviamente il generale di G dice la sorella <ride> sarà la Top pa, con una grande, eh, enorme, ma eh, non è offensiva la cosa, anzi salutiamo la famiglia immobile, cioè sì, questo che... Oh, mica si lette enuccesse, cioè è, è fatto un complimento. Eh. Allora, eh, Roberto mh, Allora, Fabio, mo ti devo decifrare questa cosa. Fabio Bandini dice "Vorrei lanciare one freccetta". Una, che one. One sta scritta. Sì, ho Al ah, contrario di okay. ah, devo appunto. interpretare. Appunto. Una freccetta, vabbè, one è la stessa cosa. Eh, sì. Poi sta arrivando l'inglese qua tra un po' quindi. Una freccetta per Ciro Immobile, carissimo Ciro, hai già conquistato il cuore dei Pescaresi e mai sarai un calaiò per noi Pescaresi. Però e qui, a... <ride> e qui arriva la frecciatina. Al Genoa non ci sarà Zeman. Resta ancora con noi. Un abbraccio. Poi Roberto Sulli dice: Per il fisico so giovani, dovrebbero reggere. Una volta Sembrone ha detto: sei giovane. Ma niente del bisticciaccio a cucina, niente truendo. Dopo un, un tremendo pescarascoli di parecchi anni fa, Fabio Bandini dice sempre una precisazione: Immobile non sarà mai un calaiò perché non ti considereremo mai un traditore. Fabio Bandini ma dice: Il calaiò comunque non è che è stato definito un traditore. Nel ti ricordo cui... che io feci una copertina Nel con momento... la faccia sua con sì. scritto Vergognati, sì, e ma... tu mi dissi allora al tempo, sì sì sì, falla eh. no, sì, no, no. ma se... mi dicesti, scusa se tu ah. eh, no. mi fai finire scusate se mi avessi fatto finire a parlare mh, avresti capito meglio nel senso che non è che è stato definito traditore nel momento in cui se n'è andato perché se ben ti ricordi quel pescato versava in condizioni economiche disastrose e la eh, cessione tra l'altro a gennaio se ti ricordi eh, sì. Porto eh, dei bei soldi in cassa. Che servirono al Pescara, a Dante da eh, Portò i, sì. i soldi in, 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 sì, in però cassa. Credo che poi e lui che successivo... nelle interviste diceva: Ti ricordo, ma come posso venire io a un giocatore di rifiutare il gol? Ma gioco, quello è anche vero perché comunque eh, veniva, beh, certo. da un ma sì, perché veniva da un campionato in cui aveva fatto 21-22 gol e fino a gennaio non aveva fatto niente. ci prese... si rimprovera che hai, hai ma, come se avesse ah. segnato eh, in una finale di Champions sotto la curva del Napoli eh, e non, non è il non, eh, non, non, non il è fatto il di essersene andato ma boh perché te ne va a parlare questa agenda triste non so. dai. cioè per favore la mica è triste cioè no fine, no no eh. dai su allora Io, di Calaio un buon ricordo sì, a livello sì, sì. tecnico indiscutibile Abba. Fabio Bandini dice Yamme non mi fate andare <ride> in cascetta donato eh, a ah, Yamme non mi fate andare in cascetta Donato. Sì, Donato si sì. Sinufregne, siete un tridente sì. da favola. Anche se è meglio il tridente bianca-azzurro. Alex altro. dice, giustamente, condivido, comunque se ne parla poco, ma un ottimo acquisto del Pescara è stato il portiere, o meglio, il difensore sì. Anania. L'ho detto bene. È eh certo. Un gol è anche suo a Crotone. Eh. Cioè, un gol tra virgolette. Eh ma, ehm, di, chi, di chi fu il tiro che proprio ha fatto il... Gabionetta, quindi insomma. Che facciamo? No, ma anche in altre situazioni. No? Io vi saluto, eh, diciamo appuntamento domani intorno a mezzogiorno, collegatevi su, sul sito www.forzpesca.tv, trovate cose ufficiali, ufficiose, ma, ma vere, a differenza di quello che si legge in rete. Come dici tu, la rete è importante <ride> per la diffusione delle, delle opinioni, però per però quanto andate, riguarda... Sì. Le notizie, insomma. Allora io domattina vado allo stadio, se c'è qualcosa bene. noi eh, lo pubblichiamo all'istante. Va bene. Poi parlerà pure Zeman a mezzogiorno, perfetto, quindi perfetto. Cioè, avrete tutta l'infornata possibile. Sotto la bufera. Vabbè, appoggio il sta dentro, no? La, sarà la no, rifinitura no, no, un, un cocktail party <ride> no perché vi ricordo che <ride> Mentre quel, posto do, quel posto dove si fanno le interviste non è che è sempre aperto l'ultimo no, cioè... anno è stato, è stato aperto ah volevo salutare Luciano Scurti che giustamente quasi in finale di trasmissione dice ma si gioca aspetta che muoia <ride> per la capa ma adesso che finiamo, domani si sa ripeti, domani ripeti, comunque, a mezzogiorno ne parliamo eh, grazie a Donato, intanto mettiamo mm. la grafica, grazie, buonasera. Buonasera eh. a tutti. Buonasera, buonasera, Le previsioni così diamo uno sguardo, intanto sistemiamo. Inta intanto Luca fammi sì. salutare un ragazzo che ci tiene tanto a essere salutato da noi, ma Buon vuole essere salutato anche da Donato, Alessio Leone si chiama, lo salutiamo. Alessio Leone? Sì. Sì, lo salutiamo. Sì, 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 porta la mettila lì vicino. Tanto, noi prepariamo le, le varie inquadrature questa sera. Qui insomma, siamo in tanti. Queste sono le previsioni meteo che, stiamo, che state vedendo sui vostri monitor o oh, anche lo ricordiamo, eh, probabilmente anche sui vostri eh, smartphone. Avvicinatevi un po' di più a Luciano, grazie. Perfetto, sembra cioè, Tribuna Politica stasera una cosa incredibile. Poi dovremmo sistemare anche l'altra inquadratura se lo puoi fare, Paolo, con l'altra telecamera. Grazie, Donato. Allora, le previsioni sono queste: eh, tut, venerdì 10. No, non vedo bene, ah, venerdì 10, quindi domani. Neve dalle 4. cioè praticamente dalle 4 Vabbè, di stanotte voi. neve alle 7, neve. Alle 10 ingascia sempre di più Praticamente eh, Neve tutta la giornata è allora, Come Ce puoi vedere Ce spieghi tu perché non è che sono studiato ah, no, la meteorologo no, no, no. Leggo allora Alle 4 previsto un centimetro Quindi a salire 3.6 alle ore 7 Ore 10 4.9 Alle 13 Ma 5, 5 rotti, alle... Cioè, Non ne capiamo 16... noi queste cose 7 centimetri alle 19 9 centimetri quindi diciamo che eh, nella giornata di domani dovrebbero cadere circa 20-30 centimetri di neve a Pescara città va bene, cioè, qua fanno dei commenti allucinanti comunque torniamo, andiamo, torniamo in studio in questo sì. momento cioè, allora, eh, lui è Marco Bruni Daniel invece ve lo ricordate? Buonasera. Oh, non avesse mai detto. Che... Daniel, aspetta, come è il, no... poi il cognome inglese? Il cognome, il cognome inglese è Vulley. Dan, Daniel Vulley, e quando ho detto uno che vince Sfactor ti hanno preso per il culo per, su Facebook <ride> per, per dieci giorni. Eh, loro sono tra gli amministratori di Nutifeme Pescara. Ragazzi, su quello, eh, sentiamo anche Marco Bruno su quello che abbiamo detto finora... Cosa volete dire? Cosa volete aggiungere? Quali sono le vostre sensazioni? Cosa scrivere a gente sulla pagina Nutifeme Pescare ah, buonasera a tutti, eh, saluto tutti i seguaci di Nutifeme Pescare. Eh, ma io spero di giocare domenica o lunedì, perché cioè in questo momento siamo in una buona condizione atletica. e In più la UES abbia anche la difesa, il portiere. Quindi. È meglio che giochiamo, secondo me. Che dicono sul, sulla pagina, Daniel? Oh, non lo so perché sto qua, quindi come faccio a vedere? Vabbè, cioè, che dicono... <ride> <ride> è, 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 è questo perché la seggi di Donato, questo, questo è il problema. <ride> no, voglio dire, generalmente, non in questo momento, eh, assolutamente. Noi ci possiamo anche andare, però in genere, in generale. Ma comunque è, stato, è stata chiarata in questi giorni l'abbiamo recuperata grazie a un amico di Avezzano che l'abbiamo nominato amministratore. Poi abbiamo nominato un altro. Acherata ci... lo spiego per, per quelli un po' più profani. Sarà le refregate la pagina. Poi, un altro amministratore, Jacopo Ceri, quello che ci ha scritto prima. E... Sì che è uno steward che lavora allo stadio e che ci prende ci scatta delle foto delle condizioni del campo in questi giorni inoltre eh, ci aiuta nel gruppo bene Luciano io intanto leggo due commenti che sono arrivati poi se volete chiedere qualcosa anche ai nostri amici che eh, su eh, facebook hanno creato questa pagina è arrivata a 5.000 quanti? 5723 mi piace, quindi 5723 persone iscritte. Tony 80 dice Madonna Mil Pescara dall'inizio ha dimostrato e sta dimostrando di stare fisicamente, tatticamente e mentalmente molto, di molto avanti alle altre. Poi con Nilsen, Caprari, Martin, Ragni in più possiamo tirare fino a fine campionato. Difensività innamorata e risvegliata. Quest'anno è il nostro anno e noi controlliamo sempre le schede video dei nostri computer qui sotto. Ma Mattia 10 dice, pensandoci mi viene in mente di fare una considerazione sul tifo Pescarese, abbiamo una curva e non solo che fa invidia a metà delle squadre di Serie A, giusto per citarne qualcuno, Siena, Cagliari, Novara, Chievo, eccetera, eccetera. E agli invidiosi vorrei dire l'invidia, mi sarmagne, io vorrei dire, cacemici, la gente che ci teneva cacà. E basta, scusate il termine, il francesismo. Scusa, Luciano. No, è venuto... figurati. È, ta è talmente tanto raro in te oh. il francesismo. Che una volta che lo usi, no, no, non no, potrei per favore, io già ho già capito. Dove andare a parlare. Per favore, ci abbiamo mezzo <ride> piede lì. Eh, Bien, a pensare a qualcuno. Strillemo a qualcuno. Stiamo arrivando piuttosto che eh, pensare ad altre realtà lontane, distanze, come direbbe, profeta siderali <ride> da noi, Luciano. Dimmi. No, eh, aspetta che rileggo altri commenti che arrivano da Facebook A ah, Luciano abbiamo detto ma si gioca Ah e eh, io direi anche grazie a Simone Romagnoli È cresciuto tantissimo Andrea Iezzi Vero. Moreno Di Biase Salutare pure a me Ciao Moreno È uno del, della pagina? Ciao Moreno no, vabbè, salutiamo pure Moreno eh, Luciano Scurti Grazie Lu Non so se è ironico cioè, no, Comunque eh, non, non si sa se si gioca Fabio Bandini Allora dai breve riassunto. Domani mattina. riunione del GOS. La Lega vorrebbe che si, che si giochi. Eh, il GOS delibererà domani mattina. Eh, in, ta in tal senso se si può giocare o no. Però, c'è sempre l'incognita meteo. Qualora nevicasse e gli spalti dell'Adriatico per questione di ordine pubblico non fossero agibili. Si aprono vari scenari. Il rinvio della partita di 24 ore che è difficile. Il rinvio della partita entro martedì, comunque abbastanza difficile, ma dipende sempre dal tempo. Altra data possibile: il 28. E quindi io direi sia sulla rete che sulle varie pagine, eccetera, sul GOS, non fate gossip piaciuto questo ti è piaciuta un po' più bello, bello questo è bello questo comunque il GOS è, è il gruppo operativo di sicurezza perché se no si dice il GOS il GOS certo eh, Fabio Bandini dice ma perché la partita è a rischio con sta bella giornata di sole grande Luciano Scurti Davi, Davis Mele dice bellissimo Sinufregna da no dai fa, te, Fabio Bandini che è un nostro utente affezionatissimo non mi può chiedere come mai la partita è a rischio no sta scherzo ah. eh, buonasera eh, Arno 2012 <ride> ah, okay. pianeta terra okay, no, okay. Eh, dice eh, Davis Mele è un altro amministratore no state attenti che sia amministratore perché dopo, cioè, rubano le pagine così eh. attenzione ragazzi poi abbiamo eh, ridateci Donato al posto delle statuette. Le statuette, ma le facciamo parlare. Io l'altra volta avevo detto: Faccio questa piccola premessa. Ah, beh, scusa un attimo. Eh. Comunque Donato se ne, se ne è dovuto andare per impegni suoi. Non è che... Improcrastinabile, Improcrastinabile ovviamente. <ride> no, eh, Roberto Sulli, ma simpaticamente. Allora, ho detto che quando eravamo, avevamo noi l'età loro, lui ce 16, tu. 18 comunque si sì, abbia a V e quando avevamo noi l'età loro eh, che facevamo n facevamo i gruppetti si andavano stadio insieme eh, si passavano le giornate che so eh, per chi abitava vicino allo stadio in via Pepe sotto lo stadio a vedere gli allenamenti queste cose qua io, io, io ho iniziato a fare atletica con l'Adria perché era la scusa per avere gli allenamenti pescare mi rendi di conto perché potevi entrare così e entrare al campo e quindi che è successo? Eh, adesso i tempi sono cambiati, eh, c'è la tecnologia a disposizione, loro raggruppano 5700 persone con una pagina e quindi giustamente noi gli rendiamo omaggio per questa cosa che fanno e soprattutto adesso Però abbiamo capito perché, soprattutto abbiamo capito perché l'Italia da anni e anni non prende una medaglia d'oro in atletica, perché? Beh. no, aspetta. Ero ehm, allora il salto in alto lo facevo perché tenevo paura della schiena perché non sono mai riuscito eh, ero bravo nel, nel salto in lungo eh, nella, nei 400 insomma la cavavo e poi c'era un mito di Pescara che chi ha la mia età se lo ricorda anche perché a quei tempi, a quei tempi questa persona lo trovavi all'ufficio igiene dove ti andava a fare le vaccinazioni ed era il mitico Maturo, maturo professor Maturo che, che è scomparso parecchi anni fa e che ha lasciato un segno nel, nello sport indelebile nello sport cittadino soprattutto nell'atletica facciamo parlare ragazzi a, a ruota libera vai Vai Daniel, allora, c'è cioè qualche tu... perplessità, chiedete qualcosa a Luciano Rapa che è l'esperto della situazione No, volevo, veramente, volevo fare un po' di saluti alle, alle mie amiche che mi hanno costretto e detto devo ah, fare i saluti ti, per tutti. Ti già? <ride> <ride> volevo salutare la, le mie amiche Giuritta e Francesca, due grandi tifose bianca-azzurre bianca e, e beh, le saluto Beh, Roberto dice, allora ci sta Pescara Kuman che ha raggruppato 8 oppure questa è Pescara che c'entra? Vabbè, è un esempio, no? no lo so, dei ragazzi, gioi, salutiamo tutti i creatori di pagine, eh, per l'amore di Dio, ma no? facciamela guerra delle pagine. No, no, no niente eh... guerra delle pagine, soprattutto le nostre porte sono aperte a, a tutti. tutti, Pescara Cuman, Pescara il più forte di tutti, Pescara il più fregne, quello che vi pare a voi, le nostre porte sono aperte a tutti, chi vuole ci contatti e può venire tranquillamente e Marco sì. vai Luciano a tua disposizione sì. tu vuoi fare saluti devi acchiappare pure tu qualcuna no in particolare ah. devo salutare ah, boh, i miei amici beh cosa un po' emozionato no, no, no non so cosa dire va bene No, vuoi chiedere tu qualcosa a Luciano? Cioè, allora ti faccio questo gioco. Se fossi eh, a casa in questo momento, cosa scriveresti per chiedere informazioni del pescato. Cioè, qual era il dubbio che ti attanaglia in questo momento? Se si gioca, eh. <ride> <ride> vabbè, eh, la formazione. Beh, la formazione io penso. Ma tanto, al 100% sì. non si gioca quindi, che esatto. ci stanno tante domande da fare. Esatto. Tu sei d'accordo sul fatto che comunque recuperiamo. Eh, Insigne facciamo inserire gente come, eh, come Caprari nei meccanismi tecnico-tattici di Zeman. Eh, I vantaggi perché sono anche dei vantaggi restare sì. fermi. Infatti, anche, ci sono anche dei vantaggi con queste due partite rinviate. Così Caprari, gli altri acquisti si possono aggregare col gruppo. E possono ambientarsi così con i meccanismi di gioco di Zeman così Caprari può sostituire al meglio Insignia. Tu avrai sentito parlare eh, sicuramente, eh, sei troppo giovane per ricordartelo del fatto che Pescara eh, ama particolarmente il 4-3-3. Adesso che lo stai vedendo, che ne dici? Sì, <ride> eh, molto meglio, adesso che prima col gioco di, di, di Francesco. Così vediamo almeno un bel gioco anche se prendiamo tanti gol, eh, almeno Beh, meno tanto eh. ah, boh, rispetto al Torino Beh, sì, sì. al Sassuolo ne abbiamo presi pure però un eh, giustamente l'anno scorso vorrei che mi rispondesse pure Dani e così non farà la statuina l'anno scorso dobbiamo dare atto a Di Francesco d'aver fatto eh, comunque il, quello che gli si chiedeva cioè un campionato tranquillo ci abbiamo provato, poi Luciano magari intervieni pure tu Ci abbiamo provato con il Livorno Purtroppo è successo quell'infortunio a Pina Perché si poteva sperare nei playoff Comunque, alla fine, l'anno scorso Nessuno pretendeva chi che Chisakeda di Francesco, no? No, d'altronde De Cecco voleva il salto di qualità Poi comunque Vi ho aspettato un anno, quindi Non lo so, l'anno scorso Penso che Anzi, quest'anno penso che è l'anno giusto, come ho detto l'altra volta l'altro giovedì oh. eh, con il computer si sì, si sì, controlliamo è l'anno giusto con Di Francesco, siccome sì, ha detto Marco abbiamo, abbiamo fatto un buon, buon campionato abbiamo, abbiamo centrato più volte la, la fase playoff però poi abbiamo chiuso bene però con Zeman penso che ecco, se l'anno giusto e eh va bene, tu sei d'accordo Luciano, sì sicuramente, dai. Sì, però Penso. dai, anche per salvaguardare i computer posti sotto al tavolo, ecco. non parliamo di, di queste cose. Tony 80, scusa Luciano, dice Lu, li si squaiate, lo vedete del tavolo, va bene. Ecco. Eh, eh, Mattia 10 dice Lu, va bene, indingazza, scherzo, io inizio a fare la danza del sole. Ah no, ma io non, non mi arrabbio. No, non però non ricordatevi non. che le nostre rivalità sono altre calcisticamente parlando U ultimi commenti da facebook se il direttore me lo consente ma certamente oh. dice allora scusa eh, perché qua eh, aggiungono e mi salta ma perché la partita di rischio è Forza Pescara e c'è Davis Mele. che dice vai Daniel tutto il palazzo ti fa per te Roberto Sulli dice di dateci Donato al posto a, a, di nuovo poi, <ride> le, ma, no, Lele Liuzzo eh, dice troppe critiche a Verratti un giocatore potenzialmente nazionale è già, or è già ora di un'altra categoria e poi non lamentiamoci che il calcio italiano non dà fiducia ai giovani oh critiche. Ecco, posso, posso dire una cosa a proposito di, di, di Marco Verratti perché è certo. vero il commento eh, chi, chi l'ha scritta questa cosa Luca? Lele Liuzzo il commento di Lele è molto pertinente perché Marco Verratti è molto spesso criticato perché da lui ci si attende sempre molto, perché tocca troppo palla e nel dettame zemaniano il play deve, deve toccare meno, pallone, essere, meno palloni, essere più rapido, verticalizzare prima. Però ricordiamoci sempre che Marco Verratti è nato nel 1992, a novembre oltretutto, non ancora fa vent'anni, ci sembra più grande di quello che è, perché oramai sono tre anni sulla, che è sulla bocca di tutti, sì, sicuramente è, è giovanissimo, per esempio. Però signori, è un 1992, sta facendo passi da gigante, cresce sì. anche all'interno del quarto Terrezze Magnano, teniamocelo caro, perché è un grande patrimonio di questa società. Assolutamente, concordo. Sempre devi smere questo. Deve essere qualcuno che prima o poi ti fa uno standard da Rustadio, che dice Vai da! E poi c'è eh, Moreno Di Biase, eh, che dice: Spero si giochi per fare a palle di neve con gli ospiti. Credo che tra due città come Pescara e Castellammare la neve sia assolutamente fuori luogo. Eh, Mirko Mambella, però ci dà uno spunto sul fatto che Donato è andato via, caro Alceo, perché dice, Ma Donato se n'è andato perché nevica a casa sua, no. Sta Luca quindi... No, impegni pro, in procrastinazione. Eh, non sappiamo. Ah, le No, 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 a, non, a, no, no ho me. chiesto prima, il torneo di Donato non si... Ci... Scusa Luca, sì. ma si gioca le Hawaii Ah no, non si disputa nemmeno quello, ah, nemmeno... la, la, Lega la, la forza ha rimandato lì. le partite comunicato eh, il giudice sportivo purtroppo è partita una gara tra pagine facciamo una unica e siamo tutti la forza pescara va bene poi il web è bello perché proprio è vario, uno può fare quello che vuole Tommaso Valentini dice basta che non ce le fregano le pagine poi no le... dai ragazzi veramente la guerra delle pagine no no, no per dai. favore <ride> David Mene dice comunque secondo me Nutri Femme Pescare è la pagina più fregna di tutte questa era giustamente la sua opinione Federico Chicco di Fabio o Marco a me Ah, questo te lo faccio con il suo tono. Eh. Posso dire pure la frase che si riferisce a una parte anatomica? Dai, vabbè, o oh, Marco a me, però non mi salutate. Marco Manne si salutano Salutalo. Ti saluto. Mo. Ciao Federico. Ti saluta. E allora, Roberto Sulli dice: Comunque il video di Luca, quello Regino e Lutop. Mi sono pisciato sotto le risate. Quando l'ho visto. Ah sì, Regino. E eh, vabbè, eh, quasi quasi. Sabato faccio Vespa <ride> Ma no, più che Vespa Poi, no, poi ti querela Bruno Bruno Vespa Lascia perdere Le Sh, Vespe lascia perdere è proprio tremenda eh, No più che altro Più che eh, Vespa Braglia Più che Vespa Comun Braglia raglia Come scrissi tu una volta C'è un, una cosa su Youtube eh, Che dice eh, Con una cosa eh, Per cantarci vuole pezzini Nicola oh, eh, qua, a, 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 Con la voce di Braglia Adesso raglia li Sono fatti comunque, io mi chiedo: Io mi sento in dovere di chiedere scusa <ride> per studio trash che sta andando in onda questa sera no, da bene, parte dai. di tutti. Me per primo va bene, Giancarlo Gianandrea. Ho capito. Ninzio che nevica, fa lu siamo, siamo tutti quanti qua. Eh, cioè, Teniamoci in compagnia per altri 3-4 minuti. Ah ce ne andiamo Ci a fare una birra scherza e scherzando. Ok, comunque per concludere, Giancarlo Gianandrea. Che saluto, dice proposta, proposta: se non si dovesse giocare, perché non fare un'amichevole Casomai contro Renato Curiangolana, Che ne dite? L'ultima volta che mi fate un amichevole, che stava discretamente buone le cose con Francavilla, ci hanno acciuppato Terracene. Quindi io lascerei lascia, a Francavilla, non con Franca, col Francavilla? No, a Francavilla con il Lanciano. Se non, eh, non cioè, sbaglio, no, era... no, a ciuppate, proprio stroncarono la carriera di Terracene con Tibet e Perone. Quindi, sì, e poi Zeman è sempre particolarmente restio alle amichevole. Non solo, ma se poi dovesse succedere qualcosa di grave in un amichevole, perché mi ducate che amichevole, io mi girei per pescare, come la famosa Barzellina. A differenza di tanti allenatori, Zeman nemmeno la partitella con la Primavera fa fare infrasettimanalmente. Che tristezza la gara delle pagine del 2007 con Ferrari guarda questo lo devo leggere tutto che tristezza la delle pagine Angelo Biancazzurro dice nel 2007 con Ferrante, Moscardi, Spadavecchia le uniche pagine che esistevano erano quelle dove venivamo presi per il culo da tutti i giornali cioè, d'Italia lui lo censura la parola e tu la dici me, non non so, so, è allucinante Ma la televisione la vedete pure voi la radio la sentite pure voi Cioè, ormai queste parole sono state non sdoganate di chiù eh, quindi non è un problema, eh, credo, no, però lui è bello che lui l'ha censurata e tu no, che mi fa <ride> e non solo, fate, fate le pagine adesso, vabbè, ok, sperando che vengano poi mantenute, Jacopo Ceri. Non vi attaccate a queste strane, eh, eccetera. O censurate. Eh, tre pagine, pensate al Pescara come squadra, evitate di mettere posti infantili. Questo, Postolino, bravissimo, concordo, conco sì. eh, Jacopo Ceri è l'altro amministratore. che bravo, concordo, concordo, Elio D'Ambrosi, D'Aloisio, è tutta una cosa. Oggi mi sono rivisto le immagini di Pescara a Verona, mi è venuta la pelle d'oca che spettacolo. Fabio Bandini per Luciano, ma cosa gli hai dato a Luca? Mai visto così euforico e pungente? Abbiamo... No, no. Beh, cioè, state zitte, no, perché io al cielo abbiamo fatto un aperitivo prima del, della puntata ecco, ora inizia la gara dei saluti Davis Mele. a me ne me salute salutano per favore se no <ride> vedo Luciano particolarmente a suo agio questo mi ammazzo, questo non saluta, saluta saluto Davis Mele. tutta la famiglia così sta a posto ok, bravo Adam, scusa sei... Dai, fai tutto il palazzo sei il migliore Annabella Lopane <ride> comunque posso dire che non mi aspettavo un Pescara così stratosferico immobile non te ne andare dice Davis. ancora Simone fattore a, Mar a Marco ti saluta zia Eugenia c'è una trucconi e dice pure che la mamma ha ittato la pasta che ora tornare a casa mi sembra tanto un po' quelle siccome internet è ancora pioneristico per queste cose anche se noi siamo leggermente avanti tecnologicamente sembra un po' le, le prime radio libere ti ricordi? Eh? pure io purtroppo allora fai un'ultima carrellata un'ultima carrellata e Alu, a proposito di rivalità la Lazio perde 2 0 godo quando perdono i Burini pure io godo ecco questo già Sting a presentare per Roma se te ne stai buono l'anno prossimo e vabbè però a Roma ci vai nel caso io preannuncio che in ca caso che in caso Ma tanto si sa comunque in cioè caso che... come dici a qualcuno io ho molti amici romani eh, alcuni romanisti, alcuni laziali. Quando, quando conosco un laziale e sa, magari lo conosco fuori, fuori pescare eccetera, quando sa pescare ha fatto: ah, fanno così perché lo sanno. E quindi è okay. bene che si sappia anche qui. Io invece preannuncio con un anno parla. di anticipo, che qualora avvenisse <ride> eh. quello che tutti ci auguriamo le puntate rispettivamente aspettando Pescara Lazio e aspettando Lazio Pescara non andranno in onda. No, andranno in onda senza Luciano rapa. io con in collegamento, una, un, un collegamento, una serie di, eh, di vecchi amici che andavano veramente in curva, cioè, senza fare no, solo con i nickname. Tony, un saluto, mi viene in mente Stefano per esempio in questo momento e lo saluto. Tony 80 dice, o oh, se no Pescara Barcellona, Pescara 4, Barcellona 1 con autogolio di un di un tifoso pescarese Luca vabbè ok mo stiamo scendendo livelli di playstation però a questo punto eh, per concludere lui ultimi è, è un da... Simone Fattore dice a Marco ti... ah, no, questo ah. abbiamo fatto prima F... Luca ha segnato il Cesena gli ha quinta risuscitano i morti con i razziali. comunque a me sinceramente me ne frega né di uno né dell'altro quindi dimmi che commento, commento del forum. nel forum l'ultimo dai Veramente l'ultimo per Luciano. L'anno scorso, Zeman a Foggia faceva fare un amichevole ogni settimana il giovedì. Non so perché l'anno scorso le facesse fare. Forse dipendeva dal fatto che non c'era la rosa ampia per fare la partitella interna. Tu di la tua, poi pure io posso dire ah, un'idea su, su, su questo. La sua interpretazione è anche giusta. Cioè, sicuramente è una buona chiave di lettura quella della rosa più ampia che comunque consente di fare le partitelle. Ma io credo che anche contando il fatto che quest'estate eh, se ne siano giocate molto poche di eh, amichevoli estive, se ne vado a memoria 5 in totale in tutta l'estate, eh, credo che il Mister, almeno per la stagione in atto, preferisca fa, eh, operare in modo autarchico piuttosto che rivolgersi alle partitelle con sparring partner non di casa. Io penso un po' anche una provocazione questa, eh, che forse le partitelle si facevano per fa non far dimenticare ai giocatori come si gioca a calcio, perché sappiamo tutti benissimo che calcio eh, viene espresso in Serie C o Lega Pro, che dirsi voglia. Io ho visto diverse partite del, del Foggia, l'anno scorso le vedevo sul satellite. E le partite più divertenti sono state quelle verso la fase la seconda metà del campionato, verso la fase finale, dove comunque squadre che gli servivano i punti non si andavano a chiudere e, e dove c'erano situazioni proprio aperte, sia da, da una parte che sopra, vabbè, dal Foggia era, era scontato, ma soprattutto dall'altra parte. Forse si è visto qualcosa. Questa è la mia idea. Eh? Sì, sì, c'è eh, un'altra chiave, di, alcun chiave tempo, di lettura. Purtroppo che, che calcio si vede in Serie C, quindi... Comunque, eh, credo vabbè. che la sua, quella di... Benito, Benito 91. Di Benito 91 Sia abbastanza aderente alla realtà Perché ovviamente Nemmeno eh, con, le, con la Beretti O la Primavera che sia eh, Giocano Quindi credo che la rosa ampia Consente di far giocare Tutti i 22 Barra 23 della Rosa. Rispondo io a Sara Gerardi che dice: eh, proprio perché non abbiamo problemi. Ma che si pubblicizzano pagine persone oppure una diretta web della quale si deve parlare: del Pescara, della partita di sabato, delle condizioni meteo non di cavolate. Allora, aspetta, Hai eh, rispondo, rispondo sì. io a Sara Gerardi. <coughs> Intanto abbiamo parlato con Donato, Gian Pietro presente ampiamente di tutte eh, le notizie che sai benissimo dove poter trovare oltretutto abbiamo eh, detto per questa fase finale che abbiamo ospitato due ragazzi che le porte sono aperte a tutti, a tutti. abbiamo citato anche la tua pagina che sai benissimo seguiamo e che ci piace pescara kumman quando volete basta che chiedete certo. e le nostre porte sono aperte a tutti non pubblicizziamo pagine non facciamo niente di tutto questo gli ultimi dieci minuti in una trasmissione goliardica con il possibile rinvio della partita, abbiamo aperto le porte a dei tifosi. Oggi sono loro, domani saranno altri. Chiunque può venire qua durante le dirette, non, non c'è nessun tipo di problema. Non facciamo le cose delle pagine perché, dai, sono veramente. Non dite cavolate, è un po' esagerato, dai. No, no, mica stiamo dicendo non lo no. So. L'ultimo, la parte finale del commento di Sara, no, non di cavolate. Nel non senso, di cavolate, vabbè, eh. noi stiamo cioè. scherzando. Ovviamente è un po' bar dello sport, ma io mi vanto di essere un, non, non un giornalista. Ho tutto il rispetto per giornalisti, uno da bar perché fondamentalmente il calcio nasce proprio da il, il, commentare il calcio, nasce proprio da lì, da dentro a rubare che è una bella birretta. Dopo ci stanno pure i giornalisti, quelli più bravi eh, di, di tifosi come me a leggere. Partita, eccetera. Noi cerchiamo di offrire anche questo spaccato qua e le, ripeto: le porte sono aperte a tutti quanti per chiudere. Davvero, chiudere, chiudere. Infatti, muovassero lo stesso delle pagine. Eh, Elio D'Aloisio ci chiede: Ma lo stadio come sta messo? In via Pepe, <ride> lo stadio ne abbiamo parlato. Elio, adesso è inutile rifare eh, tutto. Adesso, come finisce la trasmissione? Eh, te, quanto tempo ci vuole per eh, caricare? domani mattina comunque domani mattina saremo tutti lì c'è una riunione nove e mezza del gos dalle nove e mezza in poi riunione del gos Rivediti la replica comunque poi deciderà anche la condizione meteo e domani si saprà qualcosa l'idea di alex mirante che leggete è una bella idea sulla quale sto lavorando personalmente insieme a assolutamente non per scopo di lucro anzi è un'idea che eh, arriverà a, a fare una cosa anche molto utile non anticipo niente con una struttura eh, qui vicino Pescara però è troppo prematuro ci mancano almeno altri tre mesi ok? allora Daniel Torelli, Marco Bruni abbiamo ospitati eh, Nuti Femmescara ci no, stanno a tutte le pagine qua chiunque vuole, voglia venire di tifosi, anche se non avete le pagine eh, o le avete, potete venire qua non è un problema eh, avete salutato tutti infine volete dire qualcosa per chiudere? No, ringraziamo soprattutto a voi che ci avete ospitato grazie di tutto Vabbè, prego. No, sembriamo tu. che lavoriamo qua. So. <ride> ok, Luciano, eh, domani siamo impregni, impregnati, in un certo senso, <ride> impegnati su due fronti, eh, sì. tu al Poggio e io allo stadio, domani mattina, sì. quindi... E quindi domani in giornata... Redazione sguinzagliata ovunque. Sì, domani redazione sguinzagliata, redazione che cerca di fare sempre il massimo delle proprie possibilità per tenervi sempre informati, poi se ci scegliete non fate cosa errata, se non ci scegliete eh, peggio per voi. <ride> ah, dai, stesso, buona serata. <ride> Chiudiamo con Stefano Finanza che dice posso proporre una cosa, pubblicizziamo la porchetta, che siamo tutti d'accordo, forza mesca. <ride> E con questo chiudiamo, vi ringraziamo, grazie a tutti, domani ve lo ricordo, l'appuntamento è eh, online con il nostro sito, quindi voi navigate, lasciate il sito, la home page aperta, a parte che c'è streaming, quindi c'è tutto il nostro ruolo informativo quotidiano che potete seguire, ma eh, al, mh, a, non appena ci saranno delle notizie che arriveranno dallo Stato Adriatico, proprio appena esce la notizia faccio invio e, e la saprete, quindi un servizio che vi diamo noi. Eh, come tantissimi altri per l'amore di Dio non è una a chi arriva prima perché eh, sul Pescara né chi arriva prima e chi arriva dopo anche perché di solito <ride> sempre, sempre prima, prima Bo, eh, cioè, vabbè, può succedere no? <ride> comunque saremo là tutti quanti ad aspettare questa notizia qualora non arrivasse eh, Luciano Rapa eh, ci informerà invece dal Poggio degli Ulivi su quello che dirà domani Zenec Zeman un detto tutto Sto a posto, un saluto a tutti. Hai visto che quando io ti a salutare, chiù, Ne saluto di chiù, eh? Pescaramanzia, devo proprio sì. Ah, è, è vero, è vero. Non ah, lo saluto, sì. però, per Scaramanzia sarà fa. Adesso online è giustamente la nostra risata finale, ci vedremo a fa perché è così. Vabbè, non lo nomino. Comunque, l'innominato dietro è la pelota pelata del cameraman di Tele Arena. Grazie a tutti e sempre Forza Pescara. Grazie sempre.